oggetto in scatola da aprire con un coltello che non taglia più. Oggetto che abbiamo probabilmente rovinato. No, invece no. Mi sono rascoggo le palle e quindi avrò un carrello porta attrezzature, diciamo così. Nella mia mente malata questo carrello dovrebbe trasportare gli strumenti, la strumentazione. Mi piace, devo dire, mi piace il colore è abbastanza fancy, ma io pensavo di renderlo ancora più fancy dipingendolo di un color crema anni 50. Ma questo lo vedremo dopo, perché adesso c'è da estrarre il cartone. E estrarre tutte le parti che compongono questa oggettistica fancy. Quindi scompartimenti, altro cartone, e qui abbiamo metallo, rotelle, altro metallo, altri pezzi di metallo e per finire l'ultimo cassetto. Scatola di cartone che scaraventiamo a terra a calci. E è bello, guardate come sono saldate queste parti tra di loro. Questa è una saldatura ben fatta, devo dire ben fatta. Chiavette a brugola, le famose brugole IKEA, rotelle, niente male queste rotelle, niente male. Facciamo così direttamente, ecco fatto. E ora procediamo a montare questo oggetto. Vediamo se chissà se si capisce senza le istruzioni, perché questi sono così e questi sono cosà. Poi abbiamo codesto. E qua c'è un'etichetta che va tolta, speriamo senza fare danno. Bene. Va bene. Va bene, questo è il sopra, evidentemente è il sopra. Questo va qui. Forse così? No, così. Se sopra, poi ci va questo, come vedete, e poi ci vanno i pirli. E quindi apriamo questa roba. Situazione si fa complessa. Ma guardiamo insieme le istruzioni. Ok, va bene. 6 di questi, 8 di questi. A occhio mi sa che ci siamo. 4 pedini, 2 brugole del cazzo. Ah, ecco, prima si ficcano questi, poi si avvitano con i cazzi. Poi si ficcano questi e si avvitano con i cazzi. Va bene, allora ficchiamo e cazziamo. Quindi
prima si ficcano questi così, come vedete abbiamo dei fori, e questi si ficcano qua. Ti danno la brugola, ma il cacciavitino non te lo danno, maledetti, dannati, il cacciavite non ti viene dato, lo devi mettere tu. E avvitiamo a mano con un cacciavite inadatto. So neanche se si vede ciò che sto facendo. Questo è un video inutile. Mi è sempre piaciuto questo carrello e l'ho desiderato. Ora che ho potuto, l'ho trovato e l'ho prendato. L'ho prendato perché mi è sembrato bellato. Ecco, vedete, questo si ficca così. L'ho prendato perché mi sembrava bellato. E allora... ah, e allora niente. E allora va bene così. Perché così ci metto i tester, tutte le cazzate che uso e che possono stare lì, pronte. Il cestello in basso ci posso mettere delle cose, e in quello in mezzo ci posso mettere degli oggetti. Cavi alimentazione, spinotti, coccodrilli, cagate, roba di uso frequente. Ecco, questi due troioni li ho messi. Poi questi qua. Allora, questo è un pirlo così. Aha. Questi si agganciano, vedete? Si agganciano così. Ma però, mentre che hanno anche questi. Ah, perché questi si ficcano. Ah, vedete? Questi si ficcano. E questi si ficcano così. Quindi lui dice... questi si ficcano così, vedete, li abbiamo ficcati. Poi si mettono così e ci si ficca sopra il ficca. Quindi ora che noi ce li abbiamo così, li mettiamo... non abbiamo più spazio qui. Siamo finiti. Così, ecco, questo si ficca così, ok, poi questi si ficcano con violenza inaudita, così, e così. Allora qui abbiamo quattro vitine che non riesco a prendere. Devo ficcare dentro. Il cazzo si è rotto in modo indegno e quindi useremo l'avvitatore. Però forza infima. Con l'avvitatore tutto è più semplice. Ovviamente l'ultima vite deve cacare il cazzo, sempre l'ultima vite deve cacare il cazzo. L'ultima cazzo di vite deve essere una rottura di coglioni. Sempre e comunque. L'ultima cazzo di vite. Oh, bastarda. Perfetto.
Adesso, in base alle istruzioni che stiamo seguendo, abbiamo creato questo troione, quindi adesso dovremo ficcare il primo cassetto in basso e tenerlo fermo con il cazzillo e il piretro. Ok, quindi adesso mettiamo il primo cassetto giù così e abbiamo deciso. Ah, guardate che bello, questo entra proprio, c'ha proprio i buchi qua, vedete? C'ha il suo buco qui, questo va qui, e poi se stringe, questo si sficca con la testa quadra qua dentro e non ci passa. E perché non ci passa? Perché, ecco perché. Poi si mette questo coppolo e poi si stringe ed è fatta. Io per adesso li stringo a mano, però molto bello questo sistema, mi piace. E poi stringe di qua, stringe di là. Praticamente vedete che non stringe un cazzo, perché qua ha stretto troppo e di là di meno, quindi devo allargare questo. Guarda. Ecco. E lo stesso di qua. Poi abbiamo un pirlo di qua e un pirlo di qua. Cottimo. Cazzo quadro. Si stringe qui. Altro cazzo quadro. E ora qua bisogna capire queste altezze come vanno. Affanculo. Perché qua saranno tutti storti. Io qua stringo. Ah, lui li mette tutti uno sull'altro, poi abbatte e li mette a terra. Ma allora sei stronzo. Allora sei stronzo. E dillo allora. Sei stronzo. Terzo cassetto che si mette sempre con una mano impossibile. Forse ci sono riuscito e voi non vedete un cazzo. Eccoci all'ultimo, l'ultimo vile bullone. Vile, è un bullone vile quest'ultimo. Quindi ripetiamo, buco quadro, cazzo quadro. Si mette qui, in realtà si mette qui. E questo non esce perché è troppo basso, perché l'ho messo troppo basso perché sono un coglione. E ovviamente non si svita più. Porco di un... questo c'ha, vaffanculo, ha due buchi, vaffanculo, madonna. Guardo. Io ho un dolore pazzesco a un dito e non lo posso usare.
soffro, un dito pazzescamente dolorante. Ah, Gesù. Quindi questo sta così e questo sta così. Dove è finito l'ultimo e non si trova, Dio. E anche questo è messo. Ora con la brugolina, questa non stringe un cazzo. Questa sì. Va bene. Meno male che abbiamo porco brugo di Ikea. Io non so quanto si deve stringere sto coso, ma io stringo. Tipo questa è. Andiamo così, tiriamo sto coso, che il cazzo si è spaccato. Ok, ora questa qua. Questo lo giriamo per così e già è diventato bello solido, devo dire. Questo l'ho alzato e stretto. Ok, da questo punto me ne fotto che siano perfettamente denti e passo a mettere le rotelle a cui, porco, a cui prima applicherò dell'olio. Che prevenire è meglio che essere inculati. Mentre per quanto riguarda le rotelle, mi fiderò della proprietà di autolubrificazione tipica delle materie plastiche. E quindi questi li avvito. Riesco. Ma questo è solidale? Chi lo sa? No. Va bene, per il livellamento vedremo. Mi fiderò. Niente male. L'ultima. Ok. E abbiamo finito. E adesso ecco il nostro carrellino fancy. Guardate com'è fancy. Ci metterò questo. Ci metto il WD-40. Che bello, le fascette, presto, a portata di mano. Il tester. Il tester lo mettiamo qui. Ah, che gioia. Un carrello porta strumenti. Secondo me è molto meglio che tenere gli strumenti buttati alla rinfusa in questo cassetto di merda. Li tengo qua, sono pronti all'uso.
mi porto il carrello dove voglio e quando mi rompe il cazzo lo scaravento lontano. Mi piace, mi piace. Il cartone Ikea si macina molto bene.